La CGIL con il Centro per l'Istruzione degli Adulti ha organizzato un corso di alfabetizzazione degli diritti, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, è esattamente il nome che gli abbiamo voluto dare perché crediamo che renda in modo chiaro l'idea di quello che noi abbiamo voluto fare per questi ragazzi qua. Quindi unire al percorso di alfabetizzazione alla lingua italiana portato avanti dal CPA un percorso di lezioni che servono per approfondire quella che è la conoscenza dei diritti nel mondo del lavoro e nella società in cui si vive abitualmente tutti i giorni, per poter mettere in condizioni questi ragazzi, questi lavoratori, questi cittadini di oggi e probabilmente di domani, insomma, di potersi avvalere, poter far valere i propri diritti. I giovani stranieri nuovi arrivati hanno avuto bisogno di un corso propedeutico per la lingua italiana? Eh sì, diciamo che il nostro contributo al progetto come SPI CGIL, quindi come pensionati della CGIL, è stato proprio questo: raccogliere la disponibilità di volontari o ex insegnanti o comunque persone che avevano già avuto esperienza di alfabetizzazione di persone immigrate, e una disponibilità a mettere la loro competenza a disposizione di un piano propedeutico all'alfabetizzazione della lingua italiana, perché ce n'è bisogno per accelerare il percorso, perché il percorso di conoscenza della lingua italiana, come abbiamo detto, è fondamentale per tutto, per l'acquisizione di tutti i diritti. Quindi accelerare questo percorso è un fatto importante, e la disponibilità di pensionati con competenza, diciamo, è stata messa a disposizione di questo accordo che la CGIL ha fatto col CPA della Spezia. Un percorso molto interessante per l'acquisizione dei diritti dei nuovi immigrati. Sì, è stato un accordo innovativo che è stato siglato a settembre del 2023. È stato un accordo che ci ha permesso di fare un'esperienza unica in Italia, almeno per quanto ci riguarda come organizzazione sindacale, ed è un'esperienza che vogliamo portare avanti convintamente, perché ci sono stati e credo sia servito per un'integrazione migliore e maggiore per quanto concerne appunto coloro che hanno frequentato il corso. Quindi avanti in questo modo, e speriamo di poter aumentare l'offerta di servizi, anche diciamo ciò che diamo quotidianamente con i volontari ai ragazzi che frequentano il corso.